Di cavalcare un fenomeno epocale per alimentare, ingigantire le paure, credo che sia una cattiva politica. Bisogna avere la consapevolezza che ci servono strumenti efficaci, perché anche un paese deve poter governare i processi e non doverli subire, però allo stesso tempo credo che anche quello che ha riconosciuto il Presidente Juncker della Commissione Europea, quando ha detto grazie all'Italia che in qualche modo ha salvato anche la dignità di un'Europa in grado di affrontare un problema così drammatico, che l'Italia ha saputo, diciamo, dare una prova di capacità e di umanità. Ci sarà un limite numerico ai flussi migratori? Il limite numerico già esiste, perché ci sono le quote. Il tema di questi mesi, di questi anni, è il tema dei rifugiati, che non sono quote, sono persone che arrivano, che chiedono uno status di protezione internazionale, di rifugiato, uno status di protezione umanitaria. È un fenomeno in qualche modo diverso che bisogna saper affrontare, non solo come Italia, ecco allora perché bisogna rivedere il Trattato di Dublino, ecco perché ci vuole una politica comune, ecco perché l'Europa deve farsi carico delle cosiddette ridislocazioni, di questi ricollocamenti, perché non è che l'Italia può fare tutto da sola, deve fare l'Europa insieme. Ha sentito le dichiarazioni dell'avvocato di Genova proprio qui a Salerno sui migranti? No.